tutto a posto fin qui, ora tocca a te. Hai disattivato le linee di trasmissione? Siamo senza rete? La Star Tower sta per diventare un esempio di energia pulita autosostenibile. Beh, presumendo che si inserisca il reattore Arc e che funzioni. Lo presumo. Illuminala. Che ti sembra? Sembra Natale, ma con qualcosa di me. Bisogna sensibilizzare di più l'opinione pubblica. Parla con la stampa. Domani sarò a Washington per il piano regolatore dei prossimi 3 edifici. Pepper, ti prego, l'attimo, ricordi? Goditi l'attimo. Vieni da me e lo farò. Signore, c'è l'agente Coulson dello SHIELD in linea per lei. Non ci sono. Lo vedi? Sono fuori. Signore, temo che insista. Spina dorsale, Jarvis. Ho un appuntamento. I livelli rimangono stabili, credo. Certo che sì. Ero direttamente coinvolto. E da qui la domanda, che cosa si prova ad essere un genio? Beh, in realtà non lo so. Come potrei? Che vuoi dire? Tutto questo è opera tua? No, tutto questo viene da qua. Un po' più di autostima, ti prego. La Star Tower è una tua creatura. Prendi almeno il 12% del merito. Il 12%? Ma si potrebbe arrivare al 50%. Il 12%? Beh, dai, una mia creatura? A me è toccato il lavoro pesante. Letteralmente ho alzato parecchi pesi. E scusa, ma la figuraccia della sicurezza, quella è colpa tua. Oh. Il mio ascensore privato. Dici il nostro ascensore? Sì, pullulava di operai sudaticci. Troverò un modo delicato per pagare ammenda in merito al commento sulla percentuale. Non sarà tanto delicato. Facciamo così. Sulla prossima torre scriveremo pozzo sull'insegna. Sul contratto di locazione. Chiama tua madre e puoi dormire da lei. Signore, il telefono. Temo che i miei protocolli siano stati bypassati. Stark, dobbiamo parlare. Risponde il life model di Coy, di Tony Stark. Prego, lasciate un messaggio. È urgente. Lo lasci con urgenza. Violazione della sicurezza, colpa tua. Signor Stark? Phil, si accomodi. Phil? Non posso restare. Il suo nome di battesimo non è agente? Entri, stiamo festeggiando. Per questo non può restare? Deve dare uno sguardo a questo, il prima possibile. Odio che mi porgano le cose. Non fa niente, a me piace moltissimo. Facciamo uno scambio. Grazie. L'orario ufficiale di consulenza è dalle 8 alle 17 a giovedì alterni? Non è per una consulenza. Si tratta dei Vendicatori? Perché su questo non sono informata. Il progetto Avengers era stato respinto, mi pare, e non ero nemmeno consigliato. Non sapevo neanche questo. Sembra che io sia instabile, egocentrico e scostante con gli altri. Questo lo sapevo. Non si tratta più di profili di personalità. Certo. Signorina Poz, ha un secondo? Un attimo. Credevo che fosse un nostro momento. Sto partecipando al 12%. Sembra una cosa seria, Phil. È turbato. Tu come fai a sapere? Perché lo chiami Phil? Cos'è quella roba? Questo è... questo. Prendo il jet per Washington stasera. Domani. Tu hai da fare. Sei parecchio impegnato. E se invece io non... Se tu non... Sì. Vuoi dire quando hai finito? Beh... dopo... Affare fatto, buon viaggio. Lavora sodo. Per caso passa per l'aeroporto La Guardia? Le do un passaggio. Fantastico. Oh, poi voglio sapere tutto riguardo alla violoncellista. State ancora insieme? È tornata a Portland. Davvero? Siamo a 40 minuti dal quartier generale, signore. Allora questo dottor Banner stava cercando di replicare il siero che hanno usato su di me? In molti ci hanno provato. Lei è stato il primo supereroe del mondo. Banner pensava che la chiave della formula originale di Erskine fosse nelle radiazioni gamma. Non è andata così, vero?